Sono tutte cose che adesso io non posso più fare. Guidare una macchina, andare con gli amici a prendere un aperitivo, andare al mare. Ecco com'è cambiata la vita di Gianmichele Gangale, sotto le coltellate dei ladri che erano entrati in casa sua nel gennaio del 2013. Una scena scolpita nelle immagini di quella tragica notte. Oggi Gianmichele vive così. Le ferite di quella notte lo hanno costretto per sempre su una sedia a rotelle. Tre dei suoi salitori sono stati condannati a 14, 10 e 7 anni di galera. Per lui invece la condanna non avrà fine. Io ho sempre bisogno di qualcuno che mi dà un bicchiere d'acqua, se voglio fare una telefonata, accendere la televisione. Io non, ho bisogno di una persona sempre accanto 24 ore su 24. Poi ci sono tanti altri problemi, tra cui le barriere architettoniche, i servizi. Non posso prendere un autobus, un treno. In Italia ancora siamo lontani per queste cose. Ma la difficoltà più grande per Gianmichele è quella di arrivare a fine mese. Io percepisco una pensione di 800 euro, più l'accompagnamento di cui mi servono per pagare una persona, mi fa qualche ora, però non bastano perché pago 670 euro d'affitto, poi ci sono le bollette, spese, mangiare, il gasolio, il furgone, vado a fare uno sport e sono sempre spese e quindi non ce la faccio. Io chiedo solamente questa legge per la vittima di reato per avere un risarcimento, perché tanto di sicuro la pensione non è che me l'aumentano. È inaccettabile perché uno dovrebbe, già è disabile, poi deve anche affrontare queste cose, quindi è difficile.